Buongiorno a tutti, io vengo da Firenze, dalla Toscana e ho finito da poco il mio mandato come consigliere provinciale e ora si va verso, diciamo, questo progetto che a noi della Lega non piace così come è strutturato della città metropolitana. E a livello istituzionale sono uno dei pochi sopravvissuti in Toscana perché proprio aprendo una fase nuova, diciamo, del centrodestra in un comune della Toscana, Gambassi Terme, ho guidato la lista di centrodestra che ha portato alla mia elezione. Io non mi vergogno a dire Lega Nord per l'indipendenza della Padania. La Lega Nord, come dice il nostro articolo 1, è la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Però allo stesso tempo sono d'accordo anche con le considerazioni che ho letto ieri sul nostro quotidiano che ha fatto Roberto Maroni. Bisogna aprire una fase nuova del centrodestra. Bene, bene che, perché noi non siamo delle carogne, bene che Silvio Berlusconi sia stato assolto. E qui tocco un punto, la responsabilità civile dei magistrati. Ma proprio in questo motivo, proprio per questo motivo bisogna aprire una fase nuova del centrodestra e con Matteo Salvini, e dobbiamo guidarla noi. Guidare il centrodestra non vuol dire abbandonare il progetto di Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Ecco, e guardate che in Toscana fare il leghista non è semplice, perché noi, soprattutto in provincia di Firenze, abbiamo il Partito Democratico di Matteo Renzi più forte d'Italia, e quindi non è uno scherzo fare il leghista in Toscana. Ecco, io questo lo voglio sottolineare in questo congresso. E voglio dire un'altra cosa e finisco. Voglio dire un'altra cosa. Io ho apprezzato quello che ha detto anche il nostro responsabile giustizia, l'onorevole Molteni, le vittime dei reati, fra cui il sottoscritto. Io anni fa, in tempi non sospetti, ho fondato il comitato dalla parte di Abele come figlio di una vittima della criminalità. Le vittime dei reati, Matteo, bisogna fare qualcosa, una manifestazione, vanno portate in Parlamento, perché è una vergogna. Siamo stati gli unici a batterci contro tutti questi indulti, è una vergogna. Siamo l'unico movimento politico che si batte per la certezza e l'effettività della pena. Io sono nella Lega anche per questo, perché la Lega è dalla parte di Abele e dalla parte dei cittadini onesti. E dico un'ultima cosa, scusate se ho un po' divagato in quella. Io penso che veramente, visto che in settimana ci sarà un passaggio sulle riforme istituzionali, noi non possiamo accettare che i rappresentanti politici debbano essere nominati, devono essere eletti dai cittadini, devono essere eletti, perché io non me lo dimentico. Quando abbiamo detto che la Lega Nord è una grande lista civica, diceva Umberto Bossi, la Lega è l'orecchio della gente. Io me lo ricordo quando si partecipava alle riunioni del Parlamento della Padania, anche a Sant'Angelo Ledigiano, lo dicevo prima con Speroni, l'orecchio della gente. La Lega deve tornare ad essere questo, l'orecchio della gente. E veramente dobbiamo anche batterci, e ho finito, contro questo progetto di città metropolitana, che è un progetto istituzionale vergognoso, e bisogna fare presto, altrimenti la frittata sarà presto fatta. Grazie a tutti. Grazie.